Buongiorno, si vede che non vado a pesca da 15 giorni perché ho fallato l'alba, nel senso sarei dovuto venire almeno mezz'ora prima e ancora il sole non si è alzato, ma ci siamo quasi, c'è già una condizione di luce abbastanza forte, ma oggi finalmente ero libero e quindi si prova. Allora, le prime cose che voglio provare sono le montature Cheburashka, quelle che abbiamo visto nel video. Quindi mi sono portato la canna da light spinning sapendo che il mare sarebbe stato così veramente calmo. Purtroppo sono impegnato più tardi e non ho avuto il tempo di non ho il tempo di organizzarmi con il kayak, quindi ci accontentiamo. Allora, inizio con questa bella, vediamo come si comporta nel lancio, nel recupero. Qui siamo un po' a rischio, poco a rischio in taglio. Trovo anche questa cosa qui, quindi ecco l'acqua, pronti per pescare. Allora, sono con la Zodius ed il 3000 Twin Power. Vediamo per prima cosa lancio. Con quello da 10 grammi non sono andato lontanissimo, non ho nemmeno forzato. Sì, il twitching si sente abbastanza. Proviamo il recupero lineare. Sì. È bello ritornare al light spinning. Ci facciamo una bella camminata, poi si torna indietro. Ok. L'acqua è davvero chiara, quindi devo sperare in qualche movimento per via di mangiare roba simile. Per attività da altre parti mi sa che è difficile oggi. Ma non si sa mai. Temperatura abbastanza bassa, abbastanza freddo ancora. Caspita, già un segnale l'abbiamo avuto, bella una bottarella sulla gomma l'abbiamo avuta, ottimo. Vediamo se è rimasto intatto. Sì, ok. Prima bottarella sulla gomma, recuperata in twitching, poi nella parte lineare altra bottarella. Non ho avuto ancora, cioè non ho avuto già nei primi tre lanci l'onore di ferrare, ma già ricevere un colpo è già un bel segnale, significa che la mobilità dell'innesto c'è. Ci siamo. Poi questa qui è una gomma abbastanza grande, quindi devo provare sempre con ansia, adesso lo faccio con i sempre con i 10 grammi, quindi posso lanciare lontano, però con una gomma più piccola.
grazie a questo tipo di montatura. E il lancio è anche un bel lancio, si fa, non rotea nel lancio. Riesci a fare un lancio dignitoso. Naturalmente non pescherò soltanto con il ceburasco, ma ci farò, diciamo, buona parte della pescata, perché voglio provare le diverse soluzioni. Parto con questa che già mi ero preparato, ma da poco innescherò una gomma più piccola. Vabbè, proviamo con la gomma più piccola. Manderò direttamente questa, ci ho messo già una testina, una ceburasca da 7 grammi, queste più piccoline. Ma potrei anche smontare questa qui e metterne una più piccola, questo è il bello di... Facciamo questo rig. Ecco qua, ne ho preparato alcune, eccole qua, sia con gomme Molix, queste invece sono le gomme di Enricolure, quindi handmade, queste qua sono a basso costo e queste sono della Molix. E qua è il piombo, ok, ne mettiamo uno da piombo per questo grammo, il gomma più piccolo. Ecco. Perfetto. Queste bianche di solito hanno dei buoni risultati. Proviamo. Il lancio anche è ottimo, perché essendo più piccola la gomma fa meno attrito in aria. Ok, ho provato i due principali tipi di, diciamo, non da duro ma di peso più che altro, e mi ci trovo già molto bene. Il feeling è quello giusto. Questa qui è con sempre un offset, naturalmente una gomma più piccola e piombo da 7 grammi. Ok, vediamo che cosa succede e ci sentiamo più tardi. Eccolo, primo pesce con la montatura ceburasca. Eccolo, intuiting. Ah, tira pure un bel po'. Tira pure un bel po'. Bello, mare calmo, acqua cristallina. Il sole è vero che si deve ancora alzare, ma c'è già una forte condizione di luce. Vediamo di che cosa si tratta. Un bel pesciolino, ragazzi. Bello un carango. Eccolo qua, è un bel carango, ragazzi. Eccolo qui, guardate qui, benissimo, quello che ci voleva. Ciao caro carango. GoPro arresta video. Benissimo, è già molto soddisfacente aver catturato già il primo pesce alla prima uscita con questo tipo di montatura. Come avete visto, le prime abboccate, le prime toccate non erano andate a segno, ma è bastato praticamente cambiare
lo shad, quindi metterne uno più leggero, ho alleggerito anche il piombo e è arrivato il risultato. Le scarpe a light, questi pesci davvero bello. Non ho esagerato, non ho voluto portare la canna da ultralight, ma si andrebbe benissimo anche con la canna da ultralight. Mi fa davvero piacere aver catturato già un pesce. Vediamo se ne catturo altri, ma già la soddisfazione di aver catturato alla prima uscita con questa montatura che sto provando per la prima volta, ad essere sincero, oggi praticamente, è un'enorme soddisfazione. Ok, c'è burrasca rig, il primo pesce è stato un garango preso in twitching, come di solito catturo questi pesci nella maggior parte dei casi. Ottimo. Proverò anche le altre colorazioni che ho ed anche gli altri tipi di gomma. Ho montato una gomma che assomiglia a un vermetto, sempre della Molex, e qui mi sembra che la cosa vincente di questa montatura sia la mobilità. Abbiamo molta mobilità e il lancio poi è veramente discreto, anzi non ho vento contrario, ma si lancia davvero bene, davvero bene.